Allora, se siete stati attenti con il fact-checking 41, avrete notato che poi non ho toccato uno specifico argomento. Ci ho girato un po' intorno in realtà, ma non tanto per negligenza o perché volessi fare questo video, ma perché mi sono detto, ma mi manca ancora qualcosa, mi manca ancora qualcosa. E poi, mentre poi l'ho registrato, fatto, pirlato, messo online e tutto il resto, mi è venuto in mente. Poteva venire in mente mica prima, invece no, vabbè, quindi mo ne grabbiamo. No, vabbè, a parte gli scherzi. Stavo riflettendo proprio sul punto riguardante il fatto che i poneglyph vengono incisi dai Kozuki, c'è stato l'intervento di Lili, poi vengono diffusi in determinati punti del pianeta. Ma mi sono detto, come mai il regno antico non li ha fatti lui stesso? O comunque c'è stato un intervento esterno poi per diffonderli, farli, pirlarli, eccetera, eccetera. E allora, riprendendo sempre il discorso che facevo nel fact-checking 41, che era una grossa ipotesi, ovviamente, non c'è la presunzione di dire è così, però vorrei ragionare con voi, e poi magari nei commenti mi darete spunti anche voi, mi direte se possa funzionare o no. Allora, il discorso parte da questo punto. Allora, abbiamo detto che la creazione dei poneglyph è stata un atto di resistenza, perché questo messaggio, che sarebbe poi stato inciso nella pietra, sarebbe sopravvissuto alla distruzione. Robin stessa diceva che non si potevano scrivere libri e prodotti cartacei perché questi sarebbero stati distrutti, come è stato poi fatto a Oara, benché poi noi sappiamo che l'acqua non distrugge la carta. Così, aggiungevo anche il fatto che, sempre secondo il mio punto di vista, le persone del regno antico, quindi il regno antico, questo regno perduto, scomparso, che non si sa che fine abbia fatto, potenzialmente potevano essere dei pacifisti. E quindi, nella loro ottica illuminata, nel loro modo di ragionare e vedere il mondo, avevano accettato la loro sconfitta e quindi non avevano neanche combattuto. Di fatto loro sono morti. Se non sono morti, sono comunque stati messi da qualche parte, banditi, eliminati, cancellati, allontanati, comunque non ci sono più. Loro, nella loro illuminata mente, che vedevano il mondo in un determinato modo, con questi ideali pazzeschi e tutto il resto, avevano accettato la loro distruzione, la loro morte. E quindi, di fatto, li hanno sconfitti al 100%. Poi, cos'è successo? Qualcuno, qualcosa, ha fatto sì che invece questo mondo cancellato è rimasto in vita con la memoria e quindi con la creazione dei poneglyph e la loro diffusione. E allora mi sono domandato, ma in tutto questo, come si incastra la D? Perché non per forza il regno antico e la D devono avere in comune delle persone, possono avere in comune altre cose. E allora faccio la mia ipotesi. Lily, che sappiamo poi si è messa la D nel nome, perché questo si evince dal discorso di Cobra, ti lascia pensare per appunto che lei, così come altri personaggi, queste altre famiglie che sappiamo, i Rocks, i Marshall, i Monkey, i Trafalgar, gli Haguar, i Ghoul, i Porgas, eccetera, eccetera, 800 anni fa abbiano scelto liberamente, per un obiettivo comune, per un ideale comune, di probabilmente apporsi questa lettera all'interno del nome per riconoscersi in un giorno in cui questa D avrebbe ripreso il suo significato reale. In tutto questo va contestualizzato anche quanto leggiamo nel volume 41. E allora mi sono detto, se questi personaggi avessero conosciuto il regno antico, avessero avuto modo di averci a che fare, di anche conoscere i loro ideali, il loro modo di pensare, di ragionare, e li avessero visti anche morire, nel loro proprio modo di vivere questa vita dedita proprio all'illuminazione mentale, e siccome loro probabilmente appartenevano al mondo esterno, al mondo che era più affine alla mentalità dei 20 regni, quindi Dressrosa con gli Don Quixote, Arabasta con i Nefertari e gli altri che non conosciamo, potrebbero innanzitutto, appunto come Lili, essere magari appartenuti all'altra parte della barricata. Quindi, così come i Nefertari erano uno dei 20 regni fondatori del governo mondiale, chissà, magari anche gli altri inizialmente non erano tanto propensi a capire, a vedere questo mondo lontano, particolare, con questi ideali che non appartenevano, no?
al mondo conosciuto. Però, successivamente, in questi 100 anni di vuoto, potrebbero essersi avvicinati, potrebbero aver capito, potrebbero aver conosciuto determinate situazioni, grazie anche all'intervento di Joy Boy. E allora, nel momento in cui il regno antico è stato distrutto, cancellato, eliminato dalla faccia della Terra, questi personaggi, quindi inclusa anche Lily, incluso Joy Boy, inclusi i Marshall, i Trafalgar e tutti gli altri incolonnati, potrebbero aver scelto di mettersi questa D nel nome perché? Perché loro avevano deciso, avevano scelto, avevano capito che gli ideali di questo regno erano la cosa giusta per il mondo. E allora si sono prodigati per preservare la memoria di quel regno, di preservare gli ideali di quel regno, di preservare tutto quello che riguardava questa situazione, magari anche un modo per sbloccarlo, per farlo ritornare, non sappiamo, qui si incasterebbero poi il discorso delle armi, ma anche qua è una grossa teoria. Pertanto il regno antico non ha mai fatto nulla per diffondere il proprio pensiero e per preservarlo, siamo morti, bene. Buonanotte a tutti, abbiamo fatto il nostro dovere, abbiamo perso, ciao. Nel loro spirito, nel loro modo di pensare, ovviamente nella mia ipotesi. Però questi personaggi hanno preservato, coi poneglyph ovviamente, quindi ingaggiando i Kozuki affinché li incidessero, poi hanno portato questi poneglyph, uno a Rabasta, uno a Jaya, uno a Fishman Island, uno a Zoo, uno di qua, uno di là, affinché questa memoria venisse preservata da quei popoli che avevano scelto di seguire quella ideologia, quella filosofia. Quindi c'è una scelta esterna. A noi piace quel modo di pensare, non ci piace il modo di pensare di questi 20 regni, 19, poi togliendo i Nefertari. E allora cosa facciamo? Visto che quelli là sono morti, non ci sono più, prendiamoci carico noi e cerchiamo di preservare questa cosa affinché un giorno poi succederà qualcosa che non capisco ancora cosa possa essere questo sapere futuro che fra 800 anni arriverà Joy Boy di nuovo, eccetera, eccetera, il viaggio nel tempo, vabbè, lasciamo perdere. E quindi c'è una scelta. E allora in tutto ciò, ho questo pippone di pensieri, non mi sono scritto niente, io sto andando veramente a braccio perché volevo essere veramente estemporaneo con il mio discorso. In tutto ciò la D che questi si sono messi addosso si potrebbe collegare al volume 41 in una maniera talmente potente che renderebbe sensata anche la scelta di uccidere Clover nel momento in cui stava per pronunciare il nome. La D nel nome di questi personaggi è l'iniziale del nome di quel regno, che poi potrà essere magari Dawn, Alba, potrà essere Dream, Sogno, potrà essere quello che vi pare, piace. Poi è un simbolo, magari è un sorriso, che richiamava poi il loro modo di agire, di pensare, di vedere il mondo. Potrebbe essere appunto il sole che sorge all'orizzonte, potrebbe essere tutto quello che vi pare. Però la D messa così nel contesto, cercando di inserirla poi nella storia che abbiamo letto di One Piece, potrebbe essere l'iniziale del regno antico. E almeno così avrebbe senso, perché darebbe un significato alla morte di quel regno, alla sparizione di quel regno, e al fatto che regni completamente esterni, lontani, Jaya, ricordo, Fishman Island, Zoo, Arabasta, e chi cazzo ce l'aveva ancora, i Poneglyph, cioè gente di tutto il mondo che preservavano queste pietre, che potenzialmente non c'entrano nulla con quello là, anche perché i Nefertari per l'appunto gli erano avversi. E allora se sono appioppati, scegliendo come iniziale, come lettera, l'iniziale del nome di quel regno, e loro hanno fatto sì che questi poneglyph venissero scritti, preservati, le loro memorie, e poi diffusi al mondo. Il regno antico invece non ha fatto niente, nell'ottica proprio del gruppo che erano. Erano dei fattoni illuminati, meraviglioso, non gliene fregava. Siamo morti, pazienza, è così la vita, la vita funziona così, no? Boh, questa è la mia ipotesi, quindi sono stato molto confuso probabilmente, mi sono lasciato andare ai miei pensieri e la mia testa viaggia troppo veloce. Provo a riassumerlo rapidamente. I 20 regni uccidono, distruggono questo regno antico. Il regno antico nella sua ottica di pacifismo e di tranquillità si lascia sconfiggere, non fa nulla per fare questo. Ma alcuni regni con cui il regno antico ha avuto a che fare, tra cui magari i Nefertari, tra cui gli Shandia, tra cui tanti altri, hanno deciso successivamente, durante questo 100 anni di vuoto, 100 anni sono tanti, di preservare, salvare gli ideali di questo regno, incidendoli sulla pietra, e poi li hanno diffusi.
al resto del mondo affinché qualcuno un giorno li riscoprisse. E questi si sono messi la D nel nome a ricordo di quel regno che aveva come nome una parola con la D, e poi questa D si è persa di significato fino a che non verrà riscoperto il nome e gli ideali di quel regno. Questa è la mia idea, però fatemi sapere voi se può funzionare, se vi piace, se non vi piace, se è una stronzata, se avete idee migliori. Cioè, io cerco sempre di ragionare, io non dico che questa è la mia idea, io scelgo, cioè io provo a mettere in fila i pezzi, tante volte faccio così, tante volte io vi racconto cose che in testa mia dico, ma però funziona, sì funziona, certo che funziona, se mettiamo in fila i pezzi funziona, come il Wano Regno Antico, cazzo, se i pezzi erano uno a fianco all'altro in maniera veramente pazzesca, funzionava, poi non è stato così e anche qua si distruggerebbe, la D non c'entra niente con Wano, no? Quindi comunque, cioè io vado anche contro le mie idee, proprio perché voglio vedere il filo conduttore. Qui un filo potrebbe esserci, è molto fumoso, ma potrebbe esserci. Mi fate sapere voi cosa ne pensate. Se c'è margine di miglioramento, se è da cassare, se è piacevole, no? Nel caso comunque recuperatevi il Fact Checking 41, anche con l'idea di questo pezzo aggiuntivo. Potrebbe essere veramente funzionale poi a scoprire di più del discorso. Fate i bravi e divertitevi.